La vera pace non si può raggiungere solo attraverso un accordo, occorre generare a partire dal basso un cambiamento culturale. Alla cultura della morte e della violenza rispondiamo con la cultura della vita, dell'incontro. Papa Francesco ha chiuso il suo viaggio in Colombia celebrando la messa nell'area portuale di Cartagena, esortando tutti a non fermarsi al primo passo, ma a proseguire camminando insieme ogni giorno per andare incontro all'altro. Se la Colombia vuole una pace stabile e duratura, ha detto il pontefice nell'omelia, deve fare urgentemente un passo nella direzione del bene comune, dell'equità, della giustizia, del rispetto della natura umana e delle sue esigenze. Solo se aiutiamo a sciogliere i nodi della violenza, districheremo la complessa matassa degli scontri. Lo sguardo sui mali contemporanei si è allargato fino a contemplare il dramma della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili, la devastazione delle risorse naturali, l'abominio del traffico di esseri umani, la tragedia spesso inascoltata dei migranti. Sull'esempio di Pietro Claver, Papa Bergoglio ha chiesto di vivere pienamente il Vangelo per costruire un futuro di speranza che richiede l'impegno costante di tutti. Colombia, ha concluso, il tuo fratello ha bisogno di te. Vagli incontro portando l'abbraccio di pace, libero da ogni violenza. Schiavi della pace per sempre.